Amici dei profumi, amici di Fabrizio, buon anno da Profumizio, tanti auguri, vi auguro un anno splendido, pieno di tante cose belle, di salute, di felicità, di allegria, tanti auguri di cuore da Fabrizio, vi mando un bacio. Oggi parliamo di profumi alla Coca-Cola. Ho pensato così di brindare il nuovo anno per noi che siamo astemi con questa famosa bevanda e vi presento quattro profumi che hanno la nota di Coca-Cola. Partiamo da Tonka-Cola di Manserà, dal primo che ho scelto. Io in questa versione piccolina avevo comprato un Discovery Set, un travel set da Manserà, e questo profumo è buonissimo. Vi leggo le note: un profumo del 2022. Le note di testa sono cannella, ciliegia, limone di Sicilia e noce moscata. Nel cuore Coca-Cola, foglia di patchouli e fiore d'arancio. Nel fondo fava tonka, vaniglia, benzoino e labdano. Allora, appena spruzzato, infatti lo sentivo adesso mentre vi parlavo, si sente questa nota di Coca-Cola che è molto presente, accompagnata dalla cannella e dalla ciliegia, davvero molto piacevole, buonissima. Poi pian piano questa Coca-Cola è come se andasse via la schiuma e viene fuori appunto molto importante la fava tonka, che è l'altra protagonista del profumo. Si sente tanto questa parte talcata, mandorlata di fondo, quindi una Coca-Cola che all'inizio è un pochettino anche alla ciliegia e dopo diventa mandorlata, molto frizzante all'inizio, dà proprio l'idea della Coca-Cola come diciamo noi a Milano, che buscia, cioè che fa le bollicine, frizzante. E poi pian piano diventa più morbida, questo è un profumo che dura veramente tutta la giornata. Non sapete, ecco, di Coca-Cola, sapete di un buon profumo alla fava tonka, dove c'è anche un pochettino di patchouli, c'è la ciliegia, ci sono le spezie, soprattutto la cannella, ma c'è anche la noce moscata se non mi sbaglio. Quindi è un buonissimo profumo. Che però ha questa apertura particolare, anzi è nel cuore la Coca-Cola, però diciamo si sente soprattutto in apertura. Molto buono, questo è Tonka-Cola di Manserà. Poi un altro profumo alla Coca-Cola è Girl Can Be Crazy di Zadig & Voltaire, un profumo del 2020 di Kentin Bish. Le note di testa sono Coca-Cola e pera, le note di cuore sono fava tonka e gelsomino, le note di base sono vaniglia, muschio, sandalo e patchouli. Bellissima anche la boccetta. Questo è un profumo freschissimo alla Coca-Cola, dove abbiamo questa nota di pera molto succosa in apertura, poi viene fuori appunto la nota di Coca-Cola e poi ha questo fondo molto pulito con vaniglia e muschio. Le altre note, il gelsomino, il patchouli, non le sento. Il fondo è molto morbido, pulito, quindi questo lo reputo adatto anche al periodo magari un po' più caldo. Sì, diciamo che questo non è un po', mentre il Tonka-Cola va bene un po' tutto l'anno, questo lo vedrei adatto alla primavera, all'estate. È un profumo molto fresco, molto piacevole, molto dolce, che sa proprio di primavera. Sì, un po' il gelsomino viene fuori, comunque diciamo non è un fiorito, infatti viene catalogato come ambrato vanigliato. Quindi abbiamo queste note di pera molto forte, la Coca-Cola si sente leggermente e poi abbiamo una punta di gelsomino e poi la vaniglia e il muschio, quindi una chiusura molto pulita, molto fresca, molto asciutta diciamo. Buono, questo è Girls Can Be Crazy di Zadig & Voltaire, le ragazze possono essere pazze.
Poi concludiamo, ne ho ancora due, uno però non ce l'ho, diciamo fisicamente, con God Bless Cola di Versatile Paris. Vi avevo già fatto vedere questo marchio, è un marchio francese che fa questi profumini in olio e questo si chiama Dio benedica la Coca-Cola. Ed è un profumo fantastico del 2023. I nasi sono Elia Shish e Camille Chemardin. Le note di testa sono popcorn e Coca-Cola. Le note di cuore sono burro, caramello e arachidi. Le note di base sono cordo gourmand, dolciumi, vaniglia e note boschive. Quello che si sente in questo profumo, secondo me, sono questi popcorn burrosissimi e salati, e poi caramello e Coca-Cola. Davvero piacevole. Sembra un po' detta così l'odore di un cinema, però è fatto in maniera molto raffinata. È un buon profumo, tra l'altro attira complimenti perché comunque questa parte salata almeno su di me piace e devo dire che è buono, cioè sentendolo così da portare anche sulla pelle. Certo, appunto, ecco, appena magari applicato sa proprio di cinema in cui vengono serviti i popcorn e la Coca-Cola. Scusate, io ho difficoltà a dire Coca-Cola e non sono toscano, però poi appunto diventa molto morbido questo caramello salato, le arachidi gli danno una bella dolcezza, una bella cremosità. E poi sul fondo c'è anche un finale fresco, perché sennò sarebbe un profumo troppo pesante, con queste note boschive che si sentono, è molto in lontananza, che però gli danno freschezza. È davvero piacevole da portare. Questo è God Bless Cola di Versatile Paris. Questi mini profumini sono in un'unica taglia e costano 45 euro. Poi vi parlo di un profumo della mia estate di tanti anni fa, un profumo del 2001 di Escada, una fragranza floreale. Io amavo molto il marchio Escada, lo trovavo sempre molto originale, con bellissimi colori, e mi piacevano molto questi profumi che proponeva. Purtroppo adesso non sono più tanto reperibili, però ce n'era uno appunto con la nota di Coca-Cola ed è questo Escada Collection 2001 con come note a Coca-Cola e mandarino, nel cuore gelsomino e tuberosa, nella base fava tonka, sandalo e ambra. Quindi aveva questa apertura molto piacevole con la Coca-Cola e il mandarino, quindi molto fresca, super super estiva, sembrava proprio un bicchiere di Coca-Cola ghiacciata col mandarino. Poi si ammorbidiva con questa gelsomino e questa tuberosa, sempre molto cremosi, molto avvolgenti, assolutamente non indolici, poco fioriti, insomma sapete come piace a me. E poi questo fondo con la fava tonka, il sandalo, l'ambra, quindi un fondo ambrato, vanigliato, mandorlato, molto molto buono, un profumo fresco che secondo me d'estate è fantastico, ha rappresentato appunto la mia firma per tante sere estive. Spero che lo ripropongano perché è un profumo comunque secondo me ancora molto attuale e secondo me piacerebbe molto. Io attualmente non ce l'ho più, però ho visto che su internet si riesce a trovare facilmente, mentre magari nei negozi non si trova più. Comunque è un profumo che non era stato prodotto in pochi pezzi e quindi è più facile ritrovarlo, anzi magari prima dell'estate andrò a ricercarlo perché mi ha rievocato dei ricordi molto belli. Io adesso ve ne ho parlato perché ho cercato i profumi con la nota di Coca-Cola e questo mi è comparso e siccome lo ricordavo bene volevo condividere con voi i miei ricordi.
quindi però è un profumo molto buono che speriamo torni magari in produzione, e prima dell'estate lo voglio sicuramente cercare magari nei mercatini, sul web, su Vinted, su tutti questi siti che permettono di comprare profumi di seconda mano, diciamo. Usati non si può dire perché Vinted dice che non vende profumi usati. Vabbè, chiudiamo la parentesi. Va bene, abbiamo finito anche questo video di Capodanno. Buon 1 gennaio a tutti, buon 2024. Vi abbraccio veramente con tutto il mio affetto, con tutto il mio cuore. Vi mando un grosso bacio. Ciao ciao con la manina e buon 2024 con Profumizio. Mi raccomando, rimanete con me e chi non è iscritto si iscriva al canale. Grazie, ciao!